Unirsi per andare contro qualcuno è sempre facile per noi, ma stare uniti per far qualcosa è un po' più difficile, è molto più difficile. E fortuna che in quel caso hanno preso come intermediario Phinees, questo ebreo di classe sacerdotale, anzi è figlio del figlio di Aronne, figlio di Eleazzaro, quindi nipote di Aronne, nipote di Mosè. È comunque un uomo che ha la testa sulle spalle, e pur accusando però accetta il dialogo. Non è che va là convinto di dire facciamoli prima parlare, quindi il dialogo è a metà, ma comunque c'è questa disponibilità, ed è ciò che evita una guerra fratricida subito, fin dall'inizio, perché lasciandoli parlare, ascoltando quel che dicono e credendo a quel che dicono, fidandosi della spiegazione che danno, dice: beh, allora, se le robe le stai insieme è mia, come pensai? Come si pensava tutti? E allora avete fatto bene. Perché il pericolo, ricordate qual era la paura delle tre tribù quando hanno fatto quel monumento? Qual era? No, no, la paura era un'altra. Quella era la paura degli ebrei, delle 10 tribù. Quelli là vogliono rivoltarsi, vogliono avanzare dei diritti, no? Delle pretese su di noi. E invece la paura che avevano, due paure, una che fa fare una certa cosa e una che fa preparare la guerra. La paura delle tre tribù era che adesso noi torniamo a casa e tra qualche anno i figli di quelli che noi abbiamo aiutato cosa ricorderanno di quel che noi abbiamo fatto per le loro famiglie per 40 anni? Niente, tutto passa nel dimenticatoio, per cui diranno i nostri figli: che c'entrate voi con noi? Voi siete di là del Giordano, quindi siete altra cosa, voi con noi non avete niente da spartire. E vogliamo che invece si ricordino la paura di essere dimenticati, di essere scartati dal popolo. Perché realmente sul piano geografico la Valle del Giordano crea una spaccatura del territorio. Chi è di qua e chi è di là, le mie è la stessa roba. Sono due mondi che possono tranquillamente vivere uno indipendente dall'altro senza... E comunicazioni c'erano pochissime allora, né? Ne argomento più adesso perché la tecnologia moderna riesce a fare i ponti anche dove gli antichi si sognavano neanche. Ma sapete, prima erano due i punti di collegamento delle due sponde. Uno sotto il lago di Tiberiade e uno appena prima del Mar Morto. Non ce n'erano altri, erano due guadi. Per cui ecco il pericolo di diventare due mondi, e quindi il pericolo viene scongiurato. Abbiamo davanti gli ultimi due capitoli di Giosuè, che sono forse i più importanti di tutto il libro. Da una parte il testamento di Giosuè. Notate, di Mosè non si è parlato di testamento spirituale. Non è un testamento materiale, è un testamento spirituale. Anche se in un certo senso tutto il Deuteronomio, i tre grandi discorsi di Mosè, sono presentati un po' come il suo testamento. Però bisogna tirarlo fuori noi, questo testamento. Invece con Giosuè, nel capitolo 23, tutto dedicato proprio a questo. Lo leggiamo. Ormai da lungo tempo il Signore faceva abitare Israele al sicuro dai nemici e Giosuè era diventato molto vecchio. Notate quanti anni avrà avuto a questo punto Giosuè? E stando a quello che dice, 100 e rotti come minimo, perché 40 anni con Mosè, 40 anni dopo gli fa 80 da sui. Poi non era un bambino quando ha cominciato a fare l'aiutante di Mosè, campa qualche anno dopo. Infatti la Bibbia arriva a 127, comunque molto vecchio. Da lungo tempo il Signore faceva abitare Israele al sicuro dai nemici, perché stavano quieti lì dove erano. Non perché avevano conquistato tutto. L'immagine che c'è dietro, che può lasciar trasparire, ormai la conquista era fatta. No, storie. Lo si è visto prima e lo si vedrà dopo. Perciò convocò tutti gli israeliti, gli anziani, i capi, i giudici, i responsabili del popolo. Quando si dice tutto il popolo, non è mai tutto il popolo, né? Perché è impossibile, c'è poi un popolo abitato tutto insieme. Per quanti pochi siano, ci scommetterei anche solo dire prendiamo San Marino e raduniamo tutto il popolo di San Marino. Che poi è quattro ragazzi, tutto sommato... Prima fallo, basta che ci sia uno ammalato e uno deve stare lì a assisterlo, e poi lui non può stare da solo, bisogna di qualcun altro, poi i vari impegni che ci sono, cioè tutto il popolo sta a dire, tutti i responsabili praticamente, ecco. E disse loro: ormai io sono molto avanti negli anni, voi avete visto tutto quello che il Signore vostro Dio ha fatto a tutte queste popolazioni per fare spazio a voi, cioè avete la prova. Ne avete fatto l'esperienza, che Dio non soltanto vi ha permesso di entrare nella terra promessa, ma anche di abitarci e di starci stabili. Io ho assegnato in possesso alle vostre tribù il territorio delle nazioni già conquistate,
ma anche quello ancora occupato da altri popoli. Ecco qui, la conquista non è totale, anzi, se no, lei è a metà, per la verità. Anche se poi ognuno sa già dove deve andare, ogni tribù dice, sa dove deve arrivare, anche se non c'è ancora arrivata, dal fiume Giordano a est fino al mar Mediterraneo a ovest. E quindi qui il progetto non è più dal grande fiume al grande fiume, non è più il sogno del grande Israele dal Sinai alla Mesopotamia, no, che è la striscia tra Giordano e mare, quella che è la Palestina vera e propria. Infatti il Signore vostro Dio eliminerà anche questi popoli per fare spazio a voi. Voi occuperete le loro terre come il Signore vostro Dio ha promesso, ma a una condizione. Quello che Dio ha fatto finora vuol continuare a farlo con voi, ma a quale condizione? Non vorrà farlo, ma potrà farlo. L'importante è questo, che ne? Il nostro comportamento non è mai lo scopo di convincere Dio a fare qualcosa o non fare, ma quello di permettere a noi di farglielo fare darci la forza di non farlo. Non è mai problema suo, è problema nostro. Perché per Dio, vi ricordate il canto di Mosè dopo il passaggio del Mar Rosso? Qual è la punta di diamante delle sue forze di assalto per vincere qualunque nemico? Chi se lo ricorda? Abbiamo capito il sabato santo perché funziona la Otto lettere. Comincia per S e finisce per I. Rappresenta la punta di diamante delle sue truppe d'assalto per sconfiggere ogni nemico. Quanto mi date? Chi compra una vocale? Una consonante? La! C'è! R? Non c'è! Non c'è! Non c'è! Oh, dopo sento Milo per Bolton, eh! C'è, c'è! Non c'è! Manca uno! Soffiasti. Ricordiamolo, quanta fatica deve fare Dio per sconfiggere ciò che per noi magari è impossibile sconfiggere. Soffiasti. Un soffio. Soffiasti. È a metà del grande canto degli ebrei di Mosè, che è detto il cantico di Mosè, dopo il passaggio del Mar Rosso, quando vedono sprofondare i carri del faraone. Soffiasti col tuo alito e ricoprì il mare. Che fatica! Non è quello il problema. Il problema è permettergli di poterlo fare. Lasciarlo fare. Dargli la possibilità di soffiare. Perché quello non lo vuol fare senza il nostro consenso. Come riguarda noi, non può e non vuole darci la pappa fatta comunque a tutti i costi. Perché sa anche che le pappe fatte e buttate lì a tutti i costi, noi le disprezziamo anche oltretutto. Quindi, qual è la condizione? Non deviate mai da quello che è scritto nel libro della legge di Mosè. Siate sempre decisi di metterlo in pratica e quindi non vi mescolerete con quelle popolazioni rimaste in mezzo a voi. Ecco, il vero problema che è anche alla base della legge dello sterminio era questo, il pericolo di mescolarsi con gli altri. Ma notate, non per senso di razzismo, noi siamo una cosa, loro sono un'altra, valgono di meno, no, non meritano, eccetera, eccetera. Non per disprezzo degli altri, quindi non per senso di superiorità, ma per consapevolezza della propria debolezza di fede. Siete talmente deboli, disdio, nella vostra fede verso di me che basterebbe un niente per farvi dimenticare tutto. E mescolarsi vuol dire sposarsi gli uni con gli altri. Sposarsi gli uni con gli altri vuol dire ti tiri in casa una donna di un altro popolo. Di un altro popolo vuol dire altra fede, altra religione, altre abitudini. E quella. Arrivando con la sua dote, cosa si porta? I suoi idoletti. E tu e la tua fede nel Dio di Israele cosa diventerà nel giro di pochi anni? Niente. Ti adeguerai anche tu agli idoletti. Tanto più che la tentazione degli idoli ce l'hai già incorporata. Garum deter tuc. Se il Papa si fosse sposato e avesse dei figli, i figli del Papa nascono pagani, non nascono credenti. Nascono pagani. I vostri figli sono tutti pagani. Tu inoltre sono sì pagani. Siamo chiamati a imparare a credere pian piano. Esatto. Capire cos'è il battesimo, prenderlo sul serio, cercare di prenderlo sul serio nella vita concreta, da giovani, da adulti. Noi nasciamo pagani, siamo chiamati a diventare credenti. Nessuno nasce credente, nessuno è. Resta Gesù Cristo.
credersi credente, lì per forza, no? E un'altra predisposta a credere senza grosse difficoltà, Maria, sappiamo. Ma qual era la visita? Abbiamo visto altre volte che trafila ha dovuto fare per imparare a diventare discepolo di suo figlio, che l'ha costato. Noi tutti nasciamo pagani, siamo naturalmente pagani, in noi il paganesimo rimane stabile e può riaffiorare in ogni momento, siamo chiamati pian piano a controllarlo, dominarlo, superarlo. Utilizzare il sentimento religioso che è pagano come origine, utilizzarlo per esprimere la fede. E quello è possibile, per fortuna è possibile. È possibile in tutte le epoche e per tutti. Venendo all'oratorio, Foucault fa caso che al manifest, a uno dei manifesti che sono lì all'ingresso, al cancello, sulla canonizzazione di Don Tadini, fondatore delle suore operaie dei Botticino nel 1900, no? È stato canonizzato, proclamato santo il 26, no? Domenica. E in parte c'è una cosa, perché? Perché qualunque sia il lavoro che fai, c'è un santo tuo protettore in paradiso, in modo che qualunque sia la situazione di vita nella quale ti trovi, è possibile vivere da credente. Bella la frase in sé, non presenta problemi. Uno solo di problema ce n'è, ma che i protettori lei, prima di essere protettori, che era i chi? Erano pagani che hanno imparato a vivere da credenti. Ma che protettori avevano loro che sono adesso i protettori degli altri? Sì? E allora? Possiamo essere credenti perché abbiamo dei protettori che ci proteggono nell'ambiente nel quale ti trovi? O si può esserlo punto a capo perché lui è con noi? Perché se lo lasciamo fare lui è capace di fare. Ecco, non dimentichi, importante, la frase in sé è bellissima, però stiamo attenti a mio. Ecco, se non ci fosse lui, i protettori lassù. Fuggi che sarà lui, è vero o no? È quello lì. È la sua presenza, io sarò con te sempre, che è quel ritornello che c'è in tutta l'esperienza biblica, da Abramo fino a Gesù. È questo ritornello che è il fondamento della nostra speranza, proprio perché lui è con noi e sappiamo fino a che punto è stato capace di essere con noi. Fino a lasciarci la pelle, fino a lasciarci il segno, lui inventato da lui, per fortuna, il segno sacramentale di questa sua presenza, per cui noi possiamo entrare in contatto col suo corpo, il suo sangue, la sua umanità, non solo la sua divinità creduta, ma anche, certo, nel segno, non fisicamente, ma nel segno, quello sì, però reale, però reale.